Argigia di sto cazzo, mamma mia. Quanto hai rosicato, quanto, ma tutti i giornali non juventini hanno spinto per la cessione prima di Pogba, poi di Vidal, adesso annualmente alla fine se lo prendono in culo. Io non dico che Vidal e Pogba rimarranno a vita la Juve, anzi, io lo dissi già 2 anni fa, un anno fa, Vidal o Pogba nel 2015 faranno le valigie di sicuro, quindi il prossimo anno sono sicuro che uno dei due andrà via. Ma quest'anno hanno fatto una sorpresa, non è detto che resta di sicuro al 100%, però ragazzi, 85-90% resta perché la tournée asiatica inizia stanotte e finisce il 17 agosto. Poi sappiamo che in Inghilterra il campionato inizia prima e insomma non ci sarà. Van Gaal ha smentito, ha detto che la rosa dello United è a posto così. La rosa della Juve, sì, Marotta ha detto che Vidal resterà alla Juve. Vidal, tra virgolette, ha preso per il culo un po' tutti i giornalisti dicendo: guardate che io resto alla Juve, sì, resto alla Juve, resto alla Juve. Loro ovviamente spingono perché lui vada via. Mia opinione, sinceramente, Vidal resterà alla Juve. Secondo me resterà alla Juve. Poi, oh, il calcio è strano ed è bello anche perché è strano. Quindi io penso che non ci saranno ulteriori novità. Adesso staremo a vedere perché comunque c'è un colpo da fare, due colpi da fare. Noi potenzialmente forti e anche di prospettiva abbiamo preso Pereira, abbiamo preso Morata, abbiamo per carità con diritto di riscatto e di controriscatti, quel cazzo che volete, però alla fine basta sganciare i cash e te li porti a casa con quella cifra lì che abbiamo stabilito quest'estate per tutti i giocatori che abbiamo fatto con questo diritto di riscatto. Pereira, Romulo, insomma, sono, secondo me è un mercato per il momento della Juve da 8. Se arriva il difensore centrale e anche l'attaccante, allora è da 9. Secondo me, se arrivano entrambi, la Juve, se Allegri gestirà bene la situazione, la Juve andrà a gonfie vele anche quest'anno e vincerà. Secondo me, secondo il mio punto di vista, vincerà il quarto scudetto di fila e il 33esimo della propria storia. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Io molto probabilmente a questo punto, fino all'inizio del campionato, ne farò parecchi, ecco, e poi quando inizierà il campionato ne farò uno dopo la partita e uno infrasettimanale, anche perché comunque secondo me è anche giusto non solo fare un'analisi della partita, perché comunque ci sono tanti che lo fanno e quindi sarà giusto anche fare un'analisi infrasettimanale, magari non solo di calcio, non solo di Juve, vedremo. Bene, ci vediamo al prossimo video, quindi sempre comunque forza Juve, mi raccomando mettete mi piace al video, condividete se volete e iscrivetevi soprattutto al canale. Forza Juve sempre comunque. Non si vende Vidal, non si vende Vidal, non si vende Vidal. Un abbraccio a tutti e forza Juve.